La maschera di Celestino V è il libro game scritto a quattro mani dai giornalisti aquilani Alberto Orsini e Angelo De Nicola, in attesa della perdonanza celestiniana che quest'anno è impreziosita dalla visita di Papa Francesco. Esce questo libro game che coniuga l'esperienza di Orsini nel mondo interattivo e non solo, con quella di De Nicola, studioso di Celestino tra i più rinomati, trasformando un libro di molti anni fa in un'opera investigativa che si svolge proprio nei giorni della perdonanza all'Aquila. Nel libro si parla di un rischio di attentato al Papa, un libro edito da Juan Group Edizioni. Sì, è un romanzo interattivo giocabile un po' da tutte le età, non è particolarmente enigmistico, ma è anche molto narrativo, con cui offriamo un mezzo nuovo, con cui offriamo la perdonanza, il messaggio di Celestino V della perdonanza, anche a un pubblico più giovane, un pubblico diverso, un pubblico non solo aquilano e non solo di una certa fascia d'età. La storia cambia a seconda delle scelte del lettore, questo è il nocciolo del libro game, ci sono diverse possibilità di arrivare al finale e diversi finali. È un racconto giallo con cui bisognerà investigare nel corso di una immaginaria visita del Papa alla perdonanza, che fa il paio con quella vera che ci sarà tra poco tempo, e il lettore dovrà scoprire appunto eventuali rischi di incolumità per il Papa e anche dei simboli celestiniani della perdonanza. È una particolare forma di letteratura di libro gioco, ha detto il sindaco Biondi durante la presentazione, ma l'aspetto importante di questa pubblicazione è che, partendo da un testo di approfondimento scientifico come quello che fu scritto da De Nicola nel 2005, Alberto Orsini ha saputo applicare una forma di gioco per cui il libro rimanda a vari finali, ci sono punteggi. È una scrittura molto innovativa che avrà il merito di essere un elemento per promuovere la figura di Celestino anche tra i più giovani fruttori di libro game e avvicinarli a una delle vicende più importanti della storia dell'Aquila. Viene da una precedente pubblicazione che è addirittura di 17 anni fa, questa Maschera di Celestino, la cui trama era che il Papa veniva ad aprire la Porta Santa all'Aquila. Quindi era un inno, voleva essere un inno all'Aquila, un inno alla perdonanza 17 anni fa, ancora a maggior ragione adesso, con questa trasformazione in libro game che strizza l'occhio a un pubblico giovane, un pubblico smart, e che quindi potrebbe dare un risultato notevole.